Ok, bella a tutti ragazzi, sono Gizus e oggi riprendiamo con me Master Force 3 Black Ace. Ok ragazzi, oggi dobbiamo fare qualche domanda sul padre di Geo, se non ho capito male. Lasciamo un po'. Perfetto, ok. Quindi, andiamo un po' in giro a chiedere cosa bisogna fare. Io mi ricordo che l'ultima volta questo tizio qua aveva qualcosa da chiedere. Sembra che la tavola informativa si stia infettata da un virus. Vuole che ci dia un'occhiata? Tu? Sì, sono molto bravo a eliminare i virus. E poi mi sto stancando di starmene seduto a non far niente. Ok, certo, perché no? Sai dove si trova la tavola informativa? Al primo piano? È affissa con una foto con il Monte Belenus. Ricevuto, vado. Ok, oh, ma quel lupo problema è stato sigillato. Troverai sulla strada d'onda di questo piano una chiave d'accesso. Faresti meglio per prima cosa di inviare il tuo wizard a cercarla. Il mio wizard? Di inviare il mio wizard? Amico, io posso diventare Mega Man. Che cosa mi serve inviare lo wizard? Il wizard. Mega Man dice che è quasi. Sì. Perfetto. Primo piano adesso. La tabella informativa dovrebbe essere questa qua, se non sbaglio. Ah, sì, c'è scritto errore, quindi è quella. Dobbiamo trovare solo un modo per entrarci. Il che è più semplice a dirsi che a farsi. Ok. Aggiudicazione chiave Waza, blocco disattivato. Adesso puoi accedere al nuovo programma. Perfetto ragazzi. Accesso. Tabella info. Ok. No. Non è un labirinto, vero? Non è un labirinto, vero? È un labirinto, sì. Ragazzi, sono 7 minuti che giro qua dentro per sto cavolo di virus. Adesso dimmi che sono semplici da far fuori, perché se no guarda che... Questo tipo è la causa del casino nella tabella informativa. Ragazzo, diamogli una lezione. Bene. Lotta onda. In onda. Perfetto. Sì, sono facili. Dicevano. Facili. Io so eliminare bene il virus, no? Io so eliminare bene. Perché non sto zitto io? Perché non posso farmi i cavoli miei? Ok, il mio nemico, quello lì, sembrerebbe non colpirmi. Colpisce i bordi, davvero? Che nemico di su. Io. Quando è che uso i bordi? L'ho mancato pieno? Ok. L'ho mancato di nuovo. Sarà un videogioco difficile, sì. Ho preso. Bene. Nemico eliminato. Perfetto. Messaggio in arrivo da Ace. La dottoressa Cotter ha qualcosa di cui parlarti riguardante Luna Platz. Perfetto, ragazzi. Ok, ci siamo. Vogue, io la chiamo Vogue, va bene? Geo! Vogue, sono felice di vedere che stai bene! Per questo ringrazio la dottoressa Goddard. Grazie mille, dottoressa. Figurati, è stato un piacere. Ecco, adesso Geo, c'è qualcosa su Luna che dovrei dirti. Eh? Vogue, cos'è che sai? Luna non è perduta. Lei sta aspettando e conta su tutti noi. Davvero? Prez ci sta aspettando? Che intendi dire? Luna è stata trasformata in un essere M ed i suoi dati sono stati sparsi per tutta Aloha. Luna è un essere M? Un essere M che è stato fatto a pezzi. È esattamente ciò che è successo a Strong. E che significa? Se raccogliamo tutti i dati della vostra amica, forse potremmo riuscire a ricostruirla e riportarla indietro. Noi possiamo salvarla! L'avete sentito? Possiamo salvare Prez! Non è fantastico, Sonia, Bud, Zack! Sì, sì, è fantastico! Geo, ragazzi! Ah, Prez! È solo una possibilità o sbaglio? Ace, non demolirci le idee! Ace! Anche se al momento Luna è un essere M, rimane comunque umana. Il che fa una notevole differenza, giusto? Non è una garanzia che tutto vada secondo i piani. Dottoressa Goddard! Signora, è vero? Come dice Arthur, se Luna fosse un wizard useremmo dei programmi per rimpiazzare i dati mancanti.
ma questo processo non funziona per gli esseri umani. Un programma che faccia una cosa simile sarebbe troppo complicato. Ed è anche con i Wizard, beh, avete visto lo stato in cui è Strong. Anche se fosse possibile realizzare un programma simile, non ci sono garanzie che potrei farla tornare in sé al 100%. Anche solo la mancanza di un bit potrebbe non far andare la procedura. Servirebbe un miracolo. Un miracolo? I miracoli sono... Bud, Zack, non potete arrendervi. Forse non avverrà un miracolo, ma Pratt conta su di noi. Lei vuole che tutti i suoi amici ci siano per quando tornerà a casa. Geo, ti sbagli. Cosa intende dire, Vogue? Un miracolo è già avvenuto. Che vuoi dire? Il vostro proposito. Luna è ancora legata a tutti attraverso il forte legame che condividete. Quel legame è il vostro proposito. Ha ragione! Il motivo per cui i dati di prezzo di nostri non sono scomparsi è che lei è ancora viva! Questo perché il nostro legame è ancora forte! Il vostro proposito è condiviso, il vostro forte legame d'amicizia è ciò che tiene Luna connessa al mondo. Il potere dell'amicizia non è incredibile? Attraverso il vostro legame i dati di Luna sono ancora ben lontani dallo svanire. Prendete i dati che la tengono legata a questo mondo. Beh, questo è davvero incredibile! Wow, stiamo arrivando, prezzo! Non riesco a fare almeno 5 minuti che piange. Il nostro legame con Prez. Sto piangendo di nuovo. Zack, risparmia le lacrime per il ritorno di Prez. Finalmente. Ora possiamo sorridere ed il cattivo umore può finalmente levare i tacchi. Forza, Gio. Andiamo a trovare tutti i cocci di Prez. Oddio, cocci di Prez? Se sentisse ciò che ha detto al suo ritorno ti farebbe... Perché non li chiamiamo pezzi di Prez? Tutti e due andavano bene, o no? Ma adesso muoviamoci. Gio, aspetteresti un minuto? Certo, cosa c'è, dottoressa? Asidina, non ti dispiacerebbe prendere parte a questa ricerca? Eh? Cosa? Non troverete un wizard con migliori capacità analitiche di Asidina. E queste capacità saranno vitali per trovare i pezzi della vostra amica. Doc, sono certo che potrei usare Acid da qui. Arthur, hai detto di voler aiutare questi ragazzi o sbaglio? Beh, ma voglio dire... Acid è un segreto nazionale, un membro vitale della polizia Satella. Bah, non mi serve l'aiuto di quel tipo. Niente affatto. Venga, non è che devo diventare migliore amici o roba simile. Ti prego, Ace, permetti ad Acid di aiutarci a trovare Prez. Ti prego, Ace, ti prego. Ci serve davvero. Ace, te lo chiedo anch'io, permetti di aiutarli. Questa è la nostra chance di esaminare la forza che noi non otterremo mai. Abbiamo molto da guadagnare. E voglio aiutare i ragazzi. Ok, allora vai pure. Hai la mia gratitudine. Terrò aperto un canale di comunicazione tramite il nostro solito codice. Chiamami se dovessi avere bisogno del mio aiuto. Ricevuto. Beh, ti conviene aiutarli per bene dopo tutto questo marasma. Ti osserverò in tempo reale, così riuscirò a venirti in appoggio in ogni momento. Ricevuto. Ace, grazie mille. Geostellar, sarebbe meglio se solo noi tre ci dirigessimo da Loaha. Sei d'accordo se gli altri rimanessero qui ad attenderci? Naturalmente! Parla con il membro dello staff che si trova davanti alla linea d'onda quando sei pronto alla partenza. Ti trasporterà da Loaha. Capito? Grazie, Acid. L'altro VG è equipaggiato con la Great Wizard. Questo potrebbe essere interessante. Un'espansione che consente l'installazione di Wizard supplementari nell'Hunter VG. Il Wizard supplementare verrà immesso su un nuovo slot da cui sarà possibile controllarlo. Ok, interessante. Oh mio Dio, guardate lo schermo inferiore. Voglio questo Wizard, ma non solo per il momento. Senza offesa Mega, ma così è figo anche Acid. Acid è testato e installato sull'Hunter VG. Quando arriverai da Loaha, tocca il pop-up per potermi contattare. Nell'area in cui ti trovi effettuerò una ricerca dei dati di Luna Plaz. I dati sono sparsi in varie aree di Loaha. Il mondo reale, la strada d'onda, il nucleo programma. Dovremmo metterci a cercare attentamente in ogni angolo. Procediamo. Già riceve display Luna. Ma è buggato o è nero di suo? Questo ti mostrerà i dati che hai raccolto. Tocca al pop-up ogni tanto per controllare quanti dati hai raccolto. Geo, puoi farcela. Ti aspetteremo. Allora, Geo. Sì? Perché non diventiamo brother? Ne è davvero sicura? Sono solo un ragazzo. Beh, non condividiamo già lo stesso proposito? Di ritrovare Luna, giusto? Non sarebbe poi tanto strano diventare brother. Giusto, ragione. Geo e la dottoressa Goddard formano una brother band. La forza legale di Geo sale di 40.
Perfetto, ragazzi. A proposito, quindi i giorni sono cambiati. Proposito, ritrovare Luna. Ok, fatto. Geo, Maggers, Asilina, fatta attenzione e ritornate sani e salvi, intesi? No, giuro, questa qua è quasi più figa di Ace con tutto il resto. Lo faremo, promesso. Forza, andiamo. Mega non ha commentato il soprannome, wow. Ok, ragazzi, ma... Oh, no, aspetta. Doc, quali sono le vere probabilità? Beh, se trovano tutti i dati, credo che avremo circa il 30% di possibilità di salvare. No, il 30. 30. Quindi le probabilità non sono a favore della ragazza, eh? Sì. Oh, mi scusi, Doc, lo faccio sempre. Non era mia intenzione farla preoccupare più di quanto non lo sia già. Va bene, va bene. Difficilmente sono una che si illude. Ciò che è successo a quel ragazzo e ciò che sta passando è tutta colpa mia. Dovresti sentirti dispiaciuto per il povero piccolo Geo. Dobbiamo aiutarlo. Doc, cosa intende dire è tutta colpa sua? Cavolo! Ragazzi, tutto adesso! Cavolo! Tutto adesso doveva capitare! Porca! Perché, sorellona? Perché? Perché, sorellona? Ti prego, dimmelo! Calmati, Jack. È stato deciso che sono capace di completare questa missione da sola. Non mi piace, noi lavoriamo sempre insieme. Non è strano che non siamo insieme questa volta? Strano? Credo di sì. Vedi? Allora andiamo insieme. Sicuramente c'è qualcosa di strano. E sei tu, Jack? Eh? Non l'hai notato? Ti stai comportando in modo strano ultimamente. Sei così nervoso. Non è più come se fossi spaventato. Spaventato? Sorellona, non dire dozzie. Attento come parli. Vedi, Jack, in questo momento sei troppo instabile. Non sei nello stato mentale giusto per combattere. Abbiamo un desiderio che vogliamo realizzare, giusto? Non posso permettermi di perderti. Quindi questa volta andrò da sola. È il momento, sto per andare. Sorellona, aspetta. È troppo chiederti di cercare di schiacciare la Waz tutta da sola. Ho la nuova arma che Mr. King ha appena finito di sviluppare. Non avrò alcun problema. Ma lui è un agente della polizia Satella. Allora, cosa vorresti dire? Credi che io non sia capace di fare il lavoro? Non è così? Per adesso rimani qui, non causare alcun problema. Parleremo dopo. Sorellona! È strano il carattere di Jack. Diamine, che succede? Questo è Corvus, ok. Rilassati, Jack, Virgo è con lei, quindi non preoccuparti. E poi quella nuova arma è fantastica, considerando che l'ha costruito un umano. Zitto, quale parte di me non è calma? Tutte quante. Diamine, sorellona, non capisco. Cosa c'è in me di strano? Quindi è così allora, eh? Quando la rivedrò, quella stupida, io... Ok, lasciamo un po' l'io. Però andremo avanti alla prossima puntata, quindi se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi, e ci vediamo nel prossimo video. Bene, ragazzi. Comunque, abbiamo preso 17 prezzi di ossidiana. E li ho presi tutti io, veramente. E con i diamanti che abbiamo trovato... Un cane! Oddio, il mio sì, l'ho messo lì. Vabbè, questa resterà qua per sempre. Ah! Cavallo qua che mi osserva dalla finestra. Sturdo.